Si chiama L'abisso di Castel del Monte, romanzo di Alfredo De Giovanni. In un mix di avventure e intrigo, l'autore racconta la bellezza e la magia di un luogo da sempre meta di scienza ed esoterismo. Cosa nasconde il sottosuolo di Castel del Monte, l'enigmatico maniero di Federico II? Da 8 secoli studiosi e ricercatori ipotizzano le più svariate teorie, che però ancora non trovano un riscontro reale. Ne parla anche Alfredo De Giovanni nel suo libro 8, un romanzo avvincente con protagonisti che si muovono al confine della conoscenza. 8. L'abisso di Castel del Monte. Già dal titolo ti viene voglia di leggerlo tutto d'un fiato, ma che cosa ti ha spinto, Alfredo, a voler raccontare la storia del maniero di Federico II? Beh, Castel del Monte è il simbolo della Puglia, lo sappiamo tutti, è un castello straordinario che ci invidia tutto il mondo. La cosa incredibile è che ancora oggi non conosciamo bene le funzioni di quest'opera meravigliosa del Medioevo. Mi ha spinto qualcosa che è legata a quello che è nascosto probabilmente sotto la collina, qualcosa che è legata anche alle mappe astrali che nel 1240 Federico e la sua corte consultavano. Un luogo simbolo spinge un po' tanti visitatori da ogni parte del mondo a venire qui in Puglia a cercare qualcosa di magico, di qualcosa che riempie gli occhi di bellezza. Il castello è un po' l'anima del suo costruttore, di chi l'ha voluto, che è l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico II, che aveva alla corte ebrei, musulmani, cristiani. Il numero 8, come il titolo del romanzo, è un numero assolutamente straordinario che trascende tutte le culture mondiali. Tu ti concentri soprattutto su quello che c'è sotto Castel del Monte, parli addirittura di una pietra particolare che Federico nascondeva. In realtà il romanzo parte con 4 ricercatori dell'Università di Bari, decidono di andare a esplorare il sottosuolo del castello. Ciò che troveranno sconvolgerà l'esistenza letteralmente di ognuno di loro. È un thriller anche internazionale, perché i 4 protagonisti andranno a Parigi, andranno a Chartres, andranno in Terra Santa. È l'abisso che io racconto nel romanzo, non è soltanto un luogo fisico, non è una voragine naturale, ma è l'abisso della nostra mente. Ci conosciamo soltanto il 30% del nostro cervello, delle nostre capacità intellettive. Ho voluto mettere nel romanzo anche questo mistero, cioè il mistero della mente umana, che è un abisso per noi. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a domani.